Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Questo 26 marzo, dopo aver pregato alla Madonna di Ripalta, stiamo trasmettendo più tardi, alle ore 12. Da domani riprendiamo il nostro consueto appuntamento alle 7:45. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo insieme con le parole del Salmo 125. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti circondano Gerusalemme, il Signore circonda il suo popolo, da ora e per sempre. Non resterà lo scettro dei malvagi sull'eredità dei giusti, perché i giusti non tendano le mani a compiere il male. Sii buono, Signore, con i buoni e con i retti di cuore, ma quelli che deviano per sentieri tortuosi, il Signore li associa ai malfattori. Pace su Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, principio, ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi voglio parlare della carità che in modo particolare stanno mettendo in atto i medici e tutte le persone che lavorano negli ospedali. Sono tanti. Abbiamo visto e ascoltato testimonianze davvero commoventi di persone che in queste settimane hanno lavorato senza sosta. Qualcuno addirittura ha perso la vita nell'esercizio di questa sua vocazione, mi piace chiamarla così, perché dietro ogni mestiere c'è una vocazione del Signore. Quest'oggi celebrerò presso l'ospedale Tattarella proprio per manifestare non solo ai pazienti, ma anche a tutto il personale sanitario la mia vicinanza, o meglio la vicinanza del Signore e di tutta la Chiesa diocesana a chi sta curando le persone che per un primo soccorso si rivolgono a questo ospedale, ma voglio abbracciare davvero tutti quanti. Un medico ha una sua etica professionale, un'etica che nel giorno in cui si laurea, viene assunta come propria leggendo il giuramento di Ippocrate. Per il cristiano c'è qualcosa di più di quel giuramento, che pure ha sfidato i secoli ed è rimasto quasi intatto, in tutto il suo spessore. C'è la pagina del Vangelo secondo Matteo al capitolo 25, nella quale il Signore Gesù parla del giudizio finale, un giudizio che sarà sulla carità. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Le parole di Gesù proseguono
con il giudizio rivolto a quelli che presumono di aver soccorso il Signore, ma non l'hanno mai incontrato perché non hanno soccorso i poveri, gli ignudi, i malati, i carcerati. E allora dico a tutto il personale sanitario: avete la vostra bella professionalità, avete anche tutta la ricchezza della vostra etica. Come cristiani sappiate che voi ogni volta che vi avvicinate al capezzale di un ammalato, vi avvicinate al volto di Cristo stesso, alla carne di Cristo, direbbe Papa Francesco. E quando dice carne di Cristo vuole sottolineare tutta la materialità, ma anche tutto l'affetto che noi dobbiamo mostrare nell'incontro della fisicità di una persona. Ecco, c'è la carta degli operatori sanitari che dice che quando si incontrano un malato e un medico, meglio un medico si avvicina a un malato, è l'incontro di una coscienza con la realtà di sofferenza di un altro, una coscienza che in questo caso ha la consapevolezza di incontrare non semplicemente una persona o, peggio ancora per qualcuno, un numero che occupa un posto in ospedale, ma il volto stesso di Cristo. Tante volte la sanità può fare delle distinzioni di natura economica, si dà la possibilità a qualcuno di essere curato più degli altri. Mi colpiva ieri ascoltare la testimonianza di un operatore sanitario in una casa di riposo che diceva: a noi non importa se le persone hanno 40 anni, 60 o 90 anni, sono sempre persone. E io vi dico, sono sempre persone sulle quali rifulge il volto di Cristo. Cari medici, cari fratelli e sorelle del personale sanitario, del personale amministrativo, abbiate sempre questa bella coscienza cristiana, quella di incontrare il Signore. E mi piace concludere, prima della preghiera, con la pagina di un poeta, Khalil Gibran, che nella sua nota raccolta Il profeta dice queste parole. E una donna chiese: parlaci della sofferenza. Ed egli disse: la vostra sofferenza è il rompersi del guscio che chiude la vostra conoscenza. Ecco, è come se la sofferenza ci facesse uscire da un guscio nel quale noi pensavamo di conoscere le cose, invece c'è altro da conoscere. Come il nocciolo del frutto deve rompersi perché il suo cuore possa esporsi al sole, così voi dovete conoscere il dolore. E se voi sapeste custodire in cuore la meraviglia dei prodigi quotidiani della vita, la sofferenza non vi stupirebbe meno della gioia. E accogliereste le stagioni del vostro cuore, come avete sempre accolto quelle che passano sui campi. E vegliereste con serenità negli stessi inverni del vostro affanno. Gran parte del vostro dolore, purtroppo, l'avete scelto voi. E la pozione amara con cui il medico che in voi guarisce il vostro male, perciò dategli retta e bevete il suo rimedio, tranquilli e fiduciosi. Perché la sua mano, benché pesante e dura, è retta dalla tenera mano dell'invisibile. E la coppa che vi porge, anche se brucia le vostre labbra, è stata fatta con la creta che il vasaio ha inumidito con le sue sacre lacrime. Molto bella questa lirica che ci parla del dolore, che ci parla anche delle nostre sofferenze, quelle che a volte ci diamo noi con i nostri comportamenti, ma che ci dice anche che c'è una cura di noi stessi, che quel medico che è in noi deve prendersi. È il medico che è in noi, ma in questo caso anche il medico che è accanto a noi. La coppa che ci porge, anche se brucia le nostre labbra, è fatta con la creta che il vasaio ha inumidito con le sue sacre lacrime.
E ovviamente vasaio è scritto con la V maiuscola, indica colui che ha plasmato l'uomo. Dio l'Onnipotente, il Creatore, colui che ha plasmato l'uomo. E noi aggiungiamo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che, incarnandosi, ha voluto impastarsi con la nostra creta ed essere allo stesso tempo colui che è malato e colui che ci guarisce. E noi, ancora una volta, quest'oggi, ci affidiamo alla Madonna di Ripalta. Ieri è stato molto bello vedere i collegamenti di tante persone che hanno manifestato la loro devozione alla Vergine venerata qui a Cerignola. E domenica prossima tornerò a celebrare al santuario proprio perché tutti quanti possano essere consolati anche durante la trasmissione della Messa dal dolce sguardo della nostra Madonna. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre della Misericordia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Clemente, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. San Francesco di Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Cari fratelli e sorelle, prima di darvi la benedizione, vi ricordo che questo pomeriggio non ci sarà nessuna trasmissione dalla Curia. Ecco, abbiamo tante altre possibilità, però, attraverso il collegamento con la televisione o con le nostre comunità parrocchiali, di pregare o di ascoltare la parola di Dio, di seguire la Santa Messa. La stessa cosa, ecco, domani a pomeriggio, perché alle ore 18 tutti quanti ci collegheremo attraverso la televisione con Piazza San Pietro per seguire la preghiera che il Santo Padre ha voluto per tutta l'Italia. Continueranno i nostri appuntamenti mattutini e sabato pomeriggio riprenderà invece il nostro collegamento pomeridiano alle 5 il saluto ai ragazzi della Cresima, alle 17 il saluto ai ragazzi della Cresima, alle 17:30 la nostra preghiera mariana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e